Non si sorride più tra Spalletti e De Laurentiis, si cerca il possibile erede di Luciano Spalletti, ma si pensa anche a Bologna-Napoli. Partiamo. Cari amici, buongiorno a tutti, chi vi parla è Dario Sarnataro, si prosegue a parlare di calcio di Napoli dopo Gianluca Gifuni, saluto Gigi Soriani in regia. Allora, siamo verso la fine di questo strepitoso campionato, Bologna-Napoli domenica, poi Napoli-Sampdoria del 4 giugno 19, anche se la Lega non ha ancora ufficializzato la data e quindi non c'è ancora la possibilità di acquistare i biglietti che sono già a ruba nelle intenzioni, nelle prenotazioni più o meno presunte, più o meno legittime da parte dei tifosi. Quindi ci sarà un assalto totale all'ultima gara di questo campionato splendido del Napoli. Si pensa ovviamente già al futuro. Noi oggi parliamo anche della Coppa dello Scudetto che è in vetrina nella zona, il centro storico di Napoli, nella zona elegante di Napoli, e ne parliamo dopo. Poi abbiamo anche il filo diretto con Antonio Giordano, ma ricordatevi il modo per interagire con noi: 339-666-9990. Che ne pensate di questo rapporto Spalletti De Laurentiis e soprattutto chi vorreste come erede eventualmente dei due? E poi perché non si dice ancora, già ieri ne parlavamo di questa cosa, perché ancora non nessuno parla, perché De Laurentiis, cioè nessuno, De Laurentiis deve dire evidentemente secondo Spalletti, perché De Laurentiis non vuole rovinare la festa del Napoli sino al 4 giugno, perché vuole avere già in mano il nuovo allenatore, oppure perché ancora pensa di convincere Spalletti a rimanere? 339-666-9990, che ne pensa Antonio Giordano? Buongiorno. Buongiorno, ma non ho capito bene di cosa che... No, visto che hai fatto 36 domande. Troppe domande, hai ragione. Allora faccio una alla volta, questa qui che abbiamo già rivolto un po' ieri. Come quando si andava un interrogatorio ho fatto, perché un interrogatorio azzurro. A scuola elementare, devi parlare con me. No, vabbè, ma anche io mi esprimo male, lo sai, quindi si sa, data da sa sempre questa cosa. No, volevo dire, perché ancora De Laurentiis non annuncia, diciamo così, il contenuto della cena e la decisione di Spalletti? Perché non vuole, perché vuole avere l'allenatore nuovo in mano, perché vuole convincere ancora Spalletti, perché non vuole rovinare la festa o per altro, secondo te? No, perché esiste anche una tempistica che va rispettata, come dire, che non era dentro una religiosa attesa che a secondi poi quelli che sono anche i regolamenti, un po' di buone maniere, almeno fino al 4 giugno questa è la panchina di Spalletti. Ed è giusto che resti sua dal 5 giugno, visto come si è evoluta barra involuta la situazione. È tutto legittimo, diciamo, sempre dentro un processo di rispetto che non può mancare, perché sarebbe triste assistere a uno spettacolo dialettico nel momento in cui cominci a parlare della Renti. Che possa può esserci qualche stilettata, qualche riferimento, tu dici, in questo non sono ammesse stilettate. Ho capito. Per me non sono ammesse stilettate. Questo ci sta. 081-6363. Altrimenti vuol dire che non vogliamo dare valore alle cose stesse che noi diciamo. Cioè, un capolavoro storico che descrive la storia del calcio non a Napoli, ma la storia del calcio in Italia. Seria, riparlerà per anni, sono d'accordo con te. 081-6363 per rivolgere domande in diretta ad Antonio Giordano. Arrivano già moltissimi messaggi. Io ti chiedo di Lucio Luis Enrique, ne parli oggi quello dello sport. Io sommessamente, già anche domenica, mi ha detto che potrebbe essere il profilo giusto, no? Perché assume e assomma in sé il calcio simile a quello di Spalletti, l'esperienza internazionale che serve per puntare anche a fare bene in Champions, e il nome, oltre che importante, anche altisonante, il nome di un allenatore è Luis Enrique, corrisponde a uno che è anche libero, cioè non ha clausole o prezzi da pagare. È un'ipotesi concreta per te questa del Luis Enrique, al di là delle intenzioni e del casting ampissimo al quale ci ha abituati De Laurentiis? Io credo che sia la prima scelta in questo momento, in base a dei ragionamenti, a delle cose che si riescono più o meno a capire, a sapere. Credo che sia l'allenatore che maggiormente stia stuzzicando De Laurentiis. Anche a me stuzzica di più di tutti, non so a te. Sì, ma penso come te. Continua a rivedere nella sua Spagna, che ha un calcio fantastico, che assomiglia molto a quello di Spalletti.
nella fase del palleggio, nella transizione, nelle distanze tra i reparti, nella volontà barra mentalità di attaccare sempre, nella capacità anche di coprire le linee di passaggio, come quella Spagna lì mi faceva impazzire, devo dire la verità. È vero. C'è Paolo per te, Antonio, ti blocco subito perché c'è Paolo che vuole farti una domanda. Buongiorno. Direttore, buongiorno, sono Paolo da Caserta. Innanzitutto le faccio i complimenti perché lei è veramente un grande giornalista e non lo dico per compiacerla perché non ne ho bisogno, ma è veramente un piacere sentirla. Mi sente? Sì, sì, vai, sì, domanda, sì, prego. Ah, sì, scusi, non sentivo. Volevo chiederle volevo sapere da lei una cosa. Io vedo che tutte le altre squadre di vertice, no, le squadre importanti anche in Champions, in Europa, hanno dei portieri che praticamente fanno gli uomini aggiunti alle squadre, cioè giocano con i piedi, arrivano al limite dell'area. Non voglio parlare di Onana perché Onana fa molta scena, però molti portieri giocano praticamente per la squadra con i piedi, costituendo un uomo in più per le squadre. Allora io le chiedo, oggi secondo lei il Napoli, in questa dimensione che ha raggiunto, ha bisogno di un portiere come diciamo Onana o magari Maignan, che comunque danno quell'aggiunta ai difensori anche con i piedi e cercano di mettere in moto la squadra dal basso? Grazie e buona giornata, forza Napoli. Grazie Paolo, anche perché così sparigliamo un po' gli argomenti, devo dire, che sennò parliamo sempre di Spalletti, di De Laurentiis eccetera. Prego Antonio. Intanto grazie per i complimenti che aiutano sempre a farsi al meglio. Direttore, non lo sono e non credo di avere gli elementi per poter pensare che neanche nella prossima vita possa diventarlo. Vabbè, dai su. Sì. Io su Meret confesso, sono di parte. Per me Meret è un talento autentico, cioè un giocatore che appartiene quasi ad un'altra categoria, cioè io lo ritengo tra i portieri più sensibili dell'interpretazione del ruolo vecchia maniera, però c'è questo modo del calcio moderno che sta diventando sempre più un'esigenza. Maignan per me è fortissimo. Dal punto di vista tecnico ritengo che Meret sia più bravo di Onana, ma questa è una lettura mia. Cioè, beh, lo dicevano anche Orsi, qualcun altro, Iezzo, ospiti con me anche in TV, insomma, di questa pulizia tecnica e qualità tecnica maggiore e migliore anche di Meret rispetto a Onana. Questo amico scrive: il Napoli ha Gollini su questo piano, dal punto di vista dei piedi. Però no, vediamo. Per me Meret è più bravo di tutti. Cioè, no, diceva di piede, immaginavo dicesse questa nota via messaggio. I portieri in genere usano le mani. Nella fase certo, però visto che l'amico diceva no, che, certo. Che sì, ma è chiaro che quello è un vantaggio del quale ti devi appropriare, no? Sì, però io a parte Reina, che è fuori concorso per capacità tecniche, cioè Reina potrebbe giocare regista in qualsiasi squadra. Sì, Maignan anche, devo dire, anche Onana che calcia bene, devo dire, però insomma tecnicamente è inferiore, sono d'accordo con te. Ti blocco, sai perché? Perché c'è Salvatore che spinge per farti una domanda. Buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti a Radio Master, complimenti. Grazie. Ad Antonio Giordano che lo reputo uno dei migliori giornalisti italiani. Aia. Condivido, vai, domanda per allora, te Salvatore. Allora, per il toto allenatori, io credo che una squadra campione d'Italia non può puntare sui Dionisi, Tiago Motta e l'italiano. Io credo che l'unico allenatore che possa sostituire Spalletti oggi è Antonio Conte, che anche se gli fai un biennale, uno scudetto in 2 anni te lo porta. Poi col modulo che dal 4-3-3 passeremo al 3-5-2, io credo che Baraschelia, facendo il trequartista, può portare più imprevedibilità, perché adesso si sono tutti imparati che fa le stesse cose. E poi si potrebbe anche trovare delle novità con Di Lorenzo braccetto destro. Cioè secondo me Conte è l'unico che può sostituire Spalletti in questo momento. Grazie Salvatore, che ne pensi Antonio? In 30 secondi se puoi, che io penso sempre che esistano più soluzioni. Nella maglia dal rigore del modulo non mi faccio più incantare, nel senso che si può cambiare senza travolgimenti. Quindi non ti preoccupa o non ti preoccuperebbe? No, ma è già successo. Quando vi ricorderete che quando arrivò Rafa Benitez a Napoli
sembrava che si fosse fermato il calcio perché non si poteva fare a meno della. Però Quaraschelia secondo punto o trequartista in un 3-4-1-1 evidentemente. Quaraschelia può giocare ovunque. Ah, va bene, ci siamo tranquillizzati, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Moltissime domande per te anche via WhatsApp su Berardi di cui hai scritto oggi, su Benitez e su tanto altro. Avremo anche un altro ospite, ma continuate a chiamarcelo 0816363 con Antonio Giordano. Torniamo tra 150 secondi. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci, eccoci tornati, saluto Diego, intanto la grassa, dall'altra parte del vetro, Rosto, grande coordinatore tecnico insieme a Gigi, e Soriano invece è uno un po' più basso livello, però sta dall'altra parte del vetro e ci accontentiamo. Scherzo, comprate, ascoltate, visualizzate, ecco il termine giusto, i mashup di Gigi Soriani sul Napoli. Ho lavorato duro per restare aggiornato, sono pronto per una nuova sfida, a Napoli ho vinto facendo crescere la rosa, così Benitez... intervenendo a The Coach Voices ha parlato del suo futuro e qualche settimana fa ha detto anche essere pronto per l'Italia, appunto, eventualmente. Caro Antonio, questo amico scrive in questo senso, le faccio nome: Benitez porterebbe qualche profilo di spessore, comunque abituato a palcoscenici europei. Che ne pensa Enzo 79? O è minestra riscaldata, Antonio? Non posso fare endorsement per allenatori che conosco molto bene. Lo so, hai un debole per Benitez, lo so, però so. Quindi per Benitez parla la storia personale, cioè. Quindi lo vedresti bene in linea di massima? Sì, ma lo vedrei benissimo, ma ci benissimo. Mancherebbe, cioè, d'altro canto io continuo a pensare che tutte le mattine dovrebbe partire un carico di mozzarella per ringraziarlo, cioè. Lo dico da... esageriamo, se no Benitez ingrassa, quello c'ha tendenza. Sì, no, pure io, frega niente. però vabbè. per me la prima vera grande svolta appartiene a quella. Ma quello dice. Sicuramente, ovviamente. Cioè, secondo anno molto rivedibile, francamente, ma adesso andiamo poi a litigare, quindi andiamo avanti, perché c'è Luca che ti aspetta. No, ma c'è anche questo rigore del Pipita sul 2-2, superiorità numerica. Contro la Lazio che porterebbe il Napoli in Champions. Sì, però sì, no, questo è vero, la Supercoppa vinta, però anche... Me la sono dimenticata. No, il Napoli che giocava un po' con le mani in tasca, no? La parte finale, anche perché Benitez voleva già andare via prima, se è capito, poi dopo, insomma, quindi è chiaro che c'era una situazione diversa, un po' raffreddata. No, però non era... Cioè, io penso sempre che quel Napoli lì si è stato derubato dalla fortuna... E anche da qualcos'altro, in Europa League. Perché in finale di Europa League deve andarci il Napoli. Assolutamente sì. Stefano scrive, poi andiamo da Luca. Luis Enrique in Italia ha fatto letteralmente ridere, perché rischiare un Ancelotti bis e fare brutte figure di nuovo. Stefano, io ti ricordo non che Luis Enrique in Italia, con la Roma evidentemente fa riferimento a Stefano, ha fatto letteralmente ridere. Ma quindi vale quello come punto di riferimento? Non i 9 titoli dopo col Barcellona, no. Ah, no, ok, va bene. Dai, Stefano. Amico, perfetto. Stefano, Luis Enrique andò a Roma conquistando un settimo posto con un po' di situazioni complicate da gestire, ma veniva dalle giovanili del Barcellona. Dopo ha vinto 9 titoli, tutto praticamente col Barcellona. Direi col Barcellona, ok, ma bisogna sempre vincere le cose. Luca, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno Antonio, ti saluto dalla tua cava. Vai, domanda cioè... rapidissima. Velocemente, Antonio, perdonami, ma qual è lo step che dobbiamo aspettare dalla nostra società, al nostro presidente, per avere una continuità? Pare che è una questione di soldi, bisogna avere tanti soldi per tenere in panchina dei personaggi di spessore, o c'è qualcos'altro? Perché poi io da tifoso del bel gioco, che vedo un Napoli con questo gioco fantastico, ma io mi rammarico che per un domani non ci debba essere questo tipo di gioco. Io non vorrei mai vedere a Napoli un 3-5-2, non vorrei mai vedere 11 di loro dietro la palla, la linea della palla. Vuoi un gioco Antonio sempre propositivo? Io penso che il Napoli farà questo, non so Antonio che ne pensa. No, io credo che il mantra sia questo, cioè la ricerca dell'allenatore non prescinde dalla qualità alta del gioco. D'altro canto, se hai pasteggiato a Champagne tutta la vita, o perlomeno una gran parte della tua vita, dell'ultimo decennio, non puoi ridurti alla gassosa, con rispetto che bisogna avere per la gassosa, che
che rimane sempre un bibita di riferimento. Sì, sì, no, indubbiamente. Sono d'accordo con te, da Benitezzi in poi il Napoli ha quasi sempre giocato ad alti livelli, no? Anche con Ancelotti, anche con Gattuso, con i riferimenti, con i problemi che hanno avuto entrambi, il Napoli ha dato sprazzi di gioco comunque europeo, internazionale. O no, o sbaglio? Sì. Ma Berardi, che mi dici di Berardi? Scusa se ti interrompo sempre, ma ci sono moltissime domande per te, quindi devo andare a raffica. Quindi questo amico dice: l'ipotesi Berardi, di cui parli oggi, magari, insomma, al posto di Lozano. Io penso che il Napoli in questo momento, guai a chi pensa di aver certezze, per me in ogni momento, ma in questo ancora di più, perché è ovvio che il mercato del Napoli non può non risentire della situazione giunta lì, che non certo. È secondario. No, però è chiaro che c'è un lavoro che è stato fatto in passato, che appartiene a Giunter e appartiene anche all'area scout. Su Berardi non c'è poi neanche da fare il lavoro. Lo vedi, certo. E perdi la testa. Classe 94, mi sembra che sia forse fuori dalla parametra. Perdi la testa, se hanno il calcio. Allora, se il Napoli dovesse aver bisogno di un esterno di destra, è il nome che più facilmente uno può ipotizzare che possa dargli è quello di Lozano, ma semplicemente perché Lozano non ha mai nascosto di aver voglia della Premier e l'hanno fatto certo. I suoi procuratori, è chiaro che si apre un posto lì. Con Berardi saremmo a posto, sicuramente. No, prova a immaginare Berardi a destra, Kvara a sinistra e Osimhen. Anche gol nei piedi, agli esterni sono mancati gol. Però ne parliamo del futuro del Napoli, non solo, con Antonio Tempestilli. Direttore, buongiorno. Non c'è qualche problema nel collegamento con Tempestilli. Anche prima questo amico scrive: sono Nicola, se Spalletti dovesse andare via, che ne diresti di Thiago Motta? Saluti Forza Napoli sempre, che ne diresti Antonio di Thiago Motta? È un altro profilo tra i giovani, potrei dire forse il più bravo. Sì, anche carismatico. Con uno stile diverso, con un grande carisma, una grande personalità, un atteggiamento e uno stile che mi piacciono molto. Una persona per bene, ragazzo a modo, ha saputo fronteggiare delle situazioni d'emergenza ed anche estreme all'aspetto. Vero. Però, Gino, però dal punto di vista tecnico, giocatore è bravo. Gino ti chiede cosa ne pensa Giordano di Scalvini, lo ritiene all'altezza, insomma, ammesso che vada via Kim, chiaramente, però mi blocco subito Antonio, altrimenti perdiamo di nuovo Tempestilli che è con noi. Direttore, buongiorno. Direttore? No, c'è qualche problema, dice sì, poi sta. Vabbè, ci riproviamo. Eventualmente Scalvini, prego, a te. Prego, bravi in circolazione. Mediano anche, centrale, uno che ruba il tempo all'avversario, un fisico statuario, piedi belli da vedere, bravo, molto bravo, ma credo che non sia l'unico club in Napoli che no. È interessato a Scalvini, l'ha detto anche l'Inter, è inevitabile che sia così, ma quelli che piacciono al Napoli si danno per piacere anche agli altri. Certo. Marotta lo ha detto chiaramente, no? Frattesi e Scalvini sono nel nostro mirino. Tempestilli, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, sentiva Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Direttore, lei ha lavorato tanti anni con Spalletti e l'ho chiamata varie volte, la ringrazio ancora per parlare del Luciano Spalletti. Se l'aspettava questo epilogo della sua avventura con Napoli? No, francamente non penso che aspettasse questo. C'è qualche problema nel collegamento con Tempestilli, ci proviamo tra qualche istante. Nel frattempo un po' di messaggi per te ancora Antonio, davvero tantissimi quesiti, e vi ringraziamo per Antonio Giordano appunto, ma possiamo escludere categoricamente che il prossimo allenatore del Napoli faccia la difesa a 3? No, ma mi sembra un'ossessione superflua, cioè si cambia, ma a parte il fatto che anche Guardiola gioca a 3, quindi sì, infatti. Guardiola gioca con tutti i moduli del mondo. Io ho mai visto una squadra giocare in quel modo lì, cioè credo anche a uno tra un po' difendere, sì. Porta i centrocampisti, i difensori fuori dalla linea, li fa impostare, cioè un City è il più grande splendido manifesto di innovazione del calcio. Ci riproviamo con Tempestilli, perdonami Antonio, eccoci direttore, eccoci, la facciamo eccoci, forse. Eccoci. Grazie, dicevamo, dicevamo che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, no? Perché poi nessuno
si aspettava un finale così. Sappiamo e siamo consapevoli di avere a che fare con due personaggi da un carattere forte che francamente non avevano manifestato, almeno sono state brave a non manifestare segnali, no, prima del raggiungimento di un traguardo, di un traguardo così prestigioso. Però evidentemente c'è qualcosa o c'era qualcosa che purtroppo ha portato poi ad arrivare a queste conclusioni. Ecco, lei conosce meglio di me sicuramente Spalletti, si dice, no, anche altri dirigenti o persone che hanno avuto a che fare appunto con Luciano Spalletti, che con quelli è un po', anzi è parecchio per Maloso, avendo detto quello che ha detto, cioè parte da lontano, un ragionamento che parte da lontano e non si torna indietro, perché se non riesco, se uno non riesce a dare quello che merita questa piazza, deve fare dei ragionamenti. Non ci sono proprio margini, cioè è uno che si lega le cose al dito, al di là della scarsa... del scarso rapporto con De Laurentiis, forse non ha la convinzione di poter fare di più in questa piazza, è stanco, è svuotato, comunque che ne pensi? No, questo non lo so, al di là dei difetti che uno di noi può avere, cioè. I toscani in generale lo sappiamo tutti che sono un pizzico permalosi, però voglio dire, non penso che sia questo il problema probabilmente è un altro che noi non conosciamo, probabilmente non so quali possono essere state le richieste intervenute dalla presidenza, forse dicendo che già si punta alla Champions League, cosa che non è facile, perché sicuramente il Napoli per arrivare a vincere la Champions League è sicuramente un gradino sotto rispetto alle grandi squadre che ci sono in Europa, no? Questo certo. Onestamente bisogna dirlo, al di là del calcio che ha espresso qualitativamente, però da qui a dire che la vincerà forse ce ne manca, ce ne corre. Forse ha messo la pressione o una responsabilità ulteriore a Spalletti di cui Luciano poteva. Luciano è uno che predilige sempre no rimanere coperto, come giusto che sia, anche dal mio punto di vista. Io penso che è sempre bene predicare no umiltà, tranquillità e poi dopo l'appetito viene mangiato. Sicuramente è l'obiettivo di qualsiasi persona che fa questo mestiere poter raggiungere un traguardo prestigioso come può essere la Champions League. Però è chiaro che deve essere consapevole del fatto che in partenza, nella griglia di partenza, ci sono molte più squadre già attrezzate più del Napoli per poter vincere questo problema. Sì, non vuole partire da favorito, diciamo, Spalletti, giustamente in questo caso con la Champions. Antonio, non so se hai curiosità per Antonio Tempestilli, per il direttore. Intanto lo saluto, però se non ho memoria che va in tilt, riconosce bene anche lui Sanzica. Sì, ma Luis era un ragazzo straordinario, un allenatore con una visione del calcio tutta diversa da quella che è un po' la mentalità del calcio italiano. Veramente lui è riuscito a Roma, al di là di quello che è stato detto e che hanno potuto dire i media, lui è riuscito a costruire con l'ambiente un rapporto straordinario in poco tempo. Poi chiaramente non sarei più sentita per suoi motivi personali di continuare, ma sicuramente se è un allenatore che se gli dà fiducia ti fa crescere il gruppo anche con i giovani, quindi l'ha già dimostrato anche con la nazionale spagnola. Lui non guarda il nome, guarda il risultato poi del campo, però è un ragazzo serio, una persona molto seria. Poi dopo che ha vissuto questa esperienza drammatica della figliola, credo che la vita gli abbia ancora aperto ancora di più gli occhi e quindi affronta tutto in maniera molto più serena rispetto a quello che può essere la realtà di tante persone che non hanno mai sofferto. È vero, lo vedrebbe bene a Napoli, insomma, mi sembra di capire. Ma io ce lo vedo bene dappertutto, perché ripeto, è un allenatore preparato, una persona seria, uno che ha competenze, per cui lo vedo bene ovunque. Vedremo, caro direttore, grazie per il suo intervento, un abbraccio, alla prossima. Ciao, buona giornata, grazie. Buon lavoro. Antonio Tempestilli, devo salutare anche Antonio Giordano, c'è anche il bollo di qualità di Tempestilli su Lisi Enrica, ammesso che ce ne fosse bisogno. A me piace come idea, devo dire, è tra quelle possibili. Però vediamo che cosa, se c'è qualche coniglio al cilindro di De Laurentiis, caro Antonio, è tutto possibile, no? Sai meglio di me. Il cilindro c'è sempre stato, esatto. Il coniglio. Anche ogni tanto l'ho trovato. Sì, anche il coniglio, sì, è vero. Ciao Antonio, grazie, un abbraccio.
Grazie a te, ciao, buonasera. Ti leggiamo sul Corriere dello Sport, dobbiamo fermarci tra un po', altri ospiti, parleremo anche della Coppa dello Scudetto, ovviamente di Bologna-Napoli, anche dei biglietti, del divieto di trasferta a Bologna e anche di altre questioni che voi ci ponete al 339-666-9990. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Torniamo in diretta, altri ospiti per parlare di questa situazione in casa Napoli con Bruno Maiorano, vice capo servizio dello sport al mattino. Ciao Bruno, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a te. E grazie per essere con noi. Saluto anche Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti, buongiorno. Caro Massimo, io ti continuerò a chiamare anche quando Spalletti andrà via al Napoli, perché insomma mi piace parlare di calcio con te, ma te l'aspettavi questo epilogo? Beh, io qualche tempo fa feci una battuta in televisione, tutti la presero come una battuta, cioè dissi a Vigliotti, che era con il collegamento da Napoli, se era così sicuro che Spalletti poi sarebbe rimasto. E Vigliotti la prese un po' a ridere e sinceramente la feci anche un po' come battuta, però io Luciano più o meno un po' lo conosco, forse per questo diciamo, ed è una persona intelligentissima, arguta, che pesa tantissimo anche gli aspetti umani, gli aspetti di rapporti interpersonali, e che a volte li mette addirittura prima di quelli che sono gli aspetti professionali o di un semplice contratto, quindi questo a questo va dato atto e merito, che è forse uno dei pochi rimasti che tengono tantissimo anche all'aspetto del rapporto interpersonale, del rapporto umano. È questo quello che ha determinato il quasi certo addio, caro Bruno Maiorano? L'aspetto appunto umano, la condivisione di una visione del calcio, della vita con De Laurentiis, Bruno? Ma io credo che le parole di Spalletti siano anche abbastanza chiare. Non essere in grado di riuscire a ripagare l'amore che riceve dai napoletani, anche perché insomma, questa mi sembra una delle cose più belle. Fin dal primo giorno in cui Spalletti è arrivato a Napoli non ha fatto altro che a parlare bene di Napoli, della maglia del Napoli, della città del Napoli, di quanti suoi giocatori e lui stesso dovessero fare qualcosa per ricambiare l'amore. Credo sia questo un po' il fil rouge di tutta la sua avventura. Sentiamo poco male, Bruno, scusami, non riesco a capire bene quello che dici. Stai dicendo? Io ti ho sentito, io sento bene. No, nel senso che una parte finale, quindi dicevi tu anche tutte queste situazioni che incidono, a questo punto perché non arriva la decisione? Perché i tifosi sono un po', ecco, non so se Bruno Maiorano l'abbiamo perso, credo. Sì, lo torno da Massimo Brambati. Si vuole arrivare al 4 giugno con la festa senza intaccare nulla, perché De Laurentiis deve trovare l'alternativa già pronta, oppure perché De Laurentiis ha in animo ancora di convincerlo Spalletti, che ha detto, ricordiamolo, non si torna indietro, decisione presa, giusto Massimo? Quindi ma io credo che la decisione sia stata presa e sia stata anche meditata, non è una decisione che è venuta fuori così distinto, è una decisione che a mio avviso parte anche da molto lontano, da prima dello scudetto conquistato. Io vorrei ricordare che qualcosa successe anche nel ritiro che il Napoli fece a Di Maro con il presidente che arrivò, e lì ci fu qualcosa. Mi limito a dire qualcosa. Dici questo il primo? Beh, io credo che il fatto che l'anno scorso nel finale di campionato anche i tifosi si aspettavano magari forse un finale di campionato diverso, addirittura uno scudetto conquistato che invece poi è sfumato, io credo che in quel momento Spalletti si è sentito solo e quell'essersi sentito solo e quell'essersi forse sentito sopportato è rimasto lì incagliato in quella che poi è stata, diciamo così, una rivincita sportiva, umana, è una rivincita che secondo me Luciano ha preso e ha, diciamo così, fatto felici, è dire poco, un popolo.
dei napoletani, del Napoli, ma dei napoletani in genere, non solo dei tifosi napoletani, anche del Napoli come città, del napoletano inteso come la persona che magari, difficile trovarla, non è appassionata magari di calcio. Io credo che Napoli, Spalletti, e che secondo me è lo scudetto di Spalletti questo, secondo me ha dato qualcosa veramente che Napoli meritava da un po' di anni. In questo senso, intanto arrivano i complimenti, Salvatore, chiamate sempre Brambati, grandissimo, condivido, caro Salvatore. Ti chiedo, sicuramente è così, no? Le ferite partono anche da lontano, dopo Empoli-Napoli sappiamo, no? Che De Laurentiis aveva anche sondato qualche allenatore temendo addirittura di uscire dalla Champions League, quando il Napoli 3 partite prima invece si era lanciato in chiave scudetto con la vittoria a Bergamo, quindi è rimasto male, ferito, evidentemente in maniera inguaribile, anche per le critiche di qualche tifoso, di molti tifosi, anche se poi lì si dovrebbe spiegare una volta per tutte a Spalletti che non era su con Spalletti che i tifosi ce l'avevano, almeno la maggior parte, ma con l'occasione che sembrava irripetibile e poi non è stata tale, dopo le delusioni di Sarri, Gattuso, eccetera. Però ti chiedo, Massimo, il fatto di questo amore che la gente ha nei confronti di Spalletti, riconoscenza assoluta, credo per sempre, ormai uno degli eroi immortali come quello dell'87 e del 90, ed anche l'assunto che mercato, al netto del mercato, questo Napoli è una sua creatura assoluta ed è molto forte, non fanno pendere la bilancia dall'altro senso? Non c'è possibilità, ammesso che De Laurentiis ci provi, perché darsi pure che De Laurentiis dice ok, te ne vuoi andare, ciao, perché anch'io non ti sopporto. Io so per esempio che De Laurentiis ha già parlato con Thiago Motta. Ah, ecco, vedi. Questo te lo do per 100% sicuro. Quindi vuol dire che secondo me siamo già a passi in avanti. Non no, ma è chiaro, anche a noi risulta lì che non ci sono più margini, però per capire dal punto di vista di Spalletti l'amore, la possibilità di continuare a allenare una squadra che è totalmente legata a lui, l'abbiamo visto anche nell'abbraccio di Di Lorenzo di domenica scorsa, cioè Spalletti è il leader di una squadra che è una sua creatura fondamentalmente, dal punto di vista tattico, anche di unione di spogliatoio, non gli fa cambiare idea? Ormai non più? Io penso di no, perché poi Luciano è una persona tutta d'un pezzo, per quello che conosco io, e lo conosco da veramente tantissimi anni, ed è una persona, ribadisco, che mette veramente, e di questo io sono orgoglioso di avere la sua stima e di stimare un uomo che mette davanti a volte i rapporti umani e gli aspetti umani più che quello che è l'aspetto contrattuale di una professione. E quindi credo che lui questa decisione, ribadisco, l'ha presa, è una decisione che parte da lontano secondo me, ma la decisione poi coronata da un sogno che era quello di riportare lo scudetto a Napoli. Quindi diciamo che se Napoli non avesse vinto lo scudetto comunque sarebbe andato via, mi sembra di capire. Questo lo dovresti chiedere a lui. No, beh, secondo te, certo, è chiaro. È certo che è veramente stato fatto un lavoro straordinario di questi tempi. Noi l'anno scorso parlavamo di Koulibaly lì che andava via, di Mertens che andava via, di Ospina che andava via, insomma di Insigne che non c'era più, insomma parlavamo di tanti giocatori che avevano rappresentato l'ultimo periodo napoletano con altrettanti successi, e si diceva chissà che fine farà Napoli. Quindi lui non è partito con una squadra. No, assolutamente. Il lavoro di Spalletti, oltre all'eccellenza tattica espressa, il gioco meraviglioso espresso a Napoli, forse addirittura è più importante il lavoro mentale e di coesione assoluta nello spogliatoio che ha contribuito. Perché secondo me quello diventa difficile da ripetere. Questa bravissimo, parte. Bravissimo. Nel salutarti, Massimo, l'ultima, ma su di lui pesa anche secondo te, oltre evidentemente al rapporto con De Laurentiis ricambiato, non eccellente, altrimenti forse De Laurentiis avrebbe insistito, o magari sta ancora insistendo, non lo sappiamo. Ti chiedo, il fatto di aver vinto lo scudetto e che De Laurentiis il giorno dello scudetto a Udine, anche se stava a Napoli, ha detto vinciamo anche la Champions, cioè Spalletti è consapevole che ripetersi con queste aspettative diventa molto pesante, questo anche inciso per te? No, questo io non lo so, però io devo dire una cosa. De Laurentiis è un grandissimo imprenditore, ha dimostrato di saperci fare, ha dimostrato di essere abile, però io non sono quello che gli deve dire come si devono condurre i rapporti umani, no, però guarda caso con gli allenatori ha quasi sempre chiuso male.
Sì. Io credo che nella vita poi ci voglia anche un filo di rapporto umano, un filo di riconoscenza, un filo di saper essere umili a volte. Non gli ho mai visto in quest'uomo uno straccio di umiltà. Qualche volta l'umiltà serve nella vita, con le persone, e anche con le persone con cui lavori. Condivido. Massimo caro, grazie per il tuo intervento. Arrivano ancora complimenti per te, li sottoscrivo e ti ringrazio. Alla prossima. Grazie a Massimo Brambati. Ci dobbiamo fermare. Tra poco parliamo della Coppa dello Scudetto, che è a Napoli. Se qualcuno vuole fare un selfie con la Coppa, che il 4 giugno sarà consegnata a Di Lorenzo e al Napoli tutto. Ci sono moltissimi messaggi che arrivano, leggiamo anche questi, un po' di pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Marte Spotlight. E allora un po' di messaggi da parte vostra. Tiago Motta, ottimo, scrive questo amico. Poi ancora Tiago Motta number one. Comunque Spalletti ha fatto questo anche a Roma all'Inter, scrive questo amico. Vediamo. Poi ancora Davide di Pesaro, posso domenica andare a vedere la partita con mio figlio? Quando potrò acquistare biglietti non si sa ancora, anche perché non è ancora stata fissata la Lega la data e l'orario preciso. De Laurentiis anticipato 4 giugno 19. Ma fin quando non c'è la formalizzazione non possono essere messi in vendita i biglietti, ovviamente. Basta, sempre lo stesso copione, Sarri, Spalletti, Benitez, tutti santi, tutti bravi, e poi vanno all'Inter, al Real e alla Juve. Solo la maglia per Carlo. Tra l'altro, poco fa Massimo Brambati ha detto una cosa molto giusta: si lascia male con tutti gli allenatori De Laurentiis. E questo è vero, praticamente poi ha recuperato un ottimo rapporto con Reia, con Benitez, forse anche con Ancelotti, dopo però la separazione anche brusca. Però devo dire che poi non è un mangio allenatori De Laurentiis, perché ne ha cambiati 9 altre squadre, la Juventus mi sembra 11, la Roma 10 negli ultimi anni o negli stessi anni, questo dobbiamo dirlo. Però dicevamo che avremmo parlato anche della Coppa dello Scudetto, intanto abbiamo recuperato Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buongiorno. Ciao Dario. Eccoci qua, grazie per essere con noi, anche per sapere il tuo pensiero su Spalletti, ma anche per salutarti, non potevamo non richiamarti, ti ringrazio. Però dicevamo, la Coppa dello Scudetto è a Napoli, la vetrina nel negozio di Piazza dei Martiri della team, e della Coppa che è stata creata, come tante coppe già in passato, una tradizione lunghissima, dalla ditta della Iaco Group, del presidente Alberto Iacovacci, che è con noi. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e saluto tutti gli altri spettatori. Grazie per essere con noi, caro dottore. Allora, Coppa dello Scudetto a Napoli, e lei ha lavorato per anni anche con l'Avellino Calcio, quindi insomma ha fatto pochi chilometri alla fine la Coppa dalle sue mani. Sì, vabbè, con l'Avellino, un'esperienza diciamo da proprietario, è stato quando si gestisce uno scalo di calcio che diciamo si gestiscono emozioni, perché poi le squadre di calcio sono proprietà private, però ovviamente poi ha a che fare con una platea e con un numero indefinito di tifosi che si sentono tutti poi proprietari, come giusto poi che sia, per quello che ovviamente la cosa consente. Quindi è sempre un mix di emozioni, di grandissime gioie. La Coppa, sì, come diceva lei poc'anzi, a pochi chilometri, è partita dai nostri stabilimenti, perché noi abbiamo più sedi. Avellino è la sede centrale, sì, dove diciamo abbiamo le radici e da oltre 45 anni, quindi insomma il gruppo è ben saldo qui, con radici a pochi chilometri da Napoli. Siamo campani a tutti gli effetti, ma il prodotto viene poi costruito, elaborato e nei nostri stabilimenti a Vicenza, quindi è una grandissima soddisfazione. Io anche perché poi a livello mediatico, a livello di entusiasmo, credo che pochi siano i club che possono palesarsi con una platea del genere, perché il pubblico napoletano magari potrebbe sembrare di parte la mia dichiarazione, essendo un conterraneo, essendo ecco un qui a pochissimi chilometri, però è un qualcosa che mi viene dal cuore, è stato costruito un miracolo. Infatti ad alcuni colleghi qualche giorno fa, ad un'intervista, dissi come definivo, perché la Coppa degli Europei da mio padre fu definita insomma un po' come la Sofia Loren, no? per le forme, per alcune diciamo aspetti estetici e quant'altro, importanza. Che cosa potevo paragonare io ad un personaggio televisivo, cinematografico? Detto, io l'ho definito la grande bellezza. Peraltro poi il presidente, il padrone del Napoli, è un grande e illustre produttore cinematografico, quindi non ci sarebbe stato miglior titolo calzante in questa occasione. Quindi la grande bellezza sia per il trofeo, ma ovviamente per quello che è stato poi palesato sul campo. Un successo acclamato da tutti, per il gioco espresso, per l'entusiasmo, per il popolo. Cioè,
credo che difficilmente ci siano, nulla togliendo da altre tifoserie, io non parteggio per nessuno, perché da imprenditori e da professionista e partner della Lega, certo, di Serie A. Tra l'altro ricordiamo, fate anche la Coppa Italia, la Supercoppa. Sì, noi abbiamo rispetto, ovviamente. Poi la Nations League, la Nations Cup, eccetera, eccetera. Sì, tante coppe. Esatto, però è normale che un minimo di empatia mi è concesso. E quindi lo paleso con grande gioia. Quindi mi sta dicendo che lei di sua mano, di suo pugno, ha inciso il nome dell'SSC Napoli quest'anno. Sto scherzando. Ovviamente, diciamo sì, assolutamente sì. E quindi, ovviamente, praticamente i nostri fedelissimi collaboratori, però sì, siamo noi della Lego Group. Quindi abbiamo forgiato anche quest'anno. Ripeto, una parte ormai che va avanti da oltre 30 anni con la Lega, anche quest'anno la Coppa Campionato, e per noi poi è un grandissimo piacere e onore che l'abbia vinta il Napoli. Ripeto, e da domani, poi... ricordiamo, da domani sarà visibile nel negozio Team e Piazza dei Martiri anche sì, con dei selfie, come riporta anche il mattino.it, vero Bruno, questa notizia, ed è bello che ci sia, abbiamo tante volte raccontato dell'azienda bellinese che ha varie sedi, che produce queste coppe, un altro vanto campano per una squadra campana, è un binomio direi perfetto in questo caso, Bruno. Sì. Vado da sì, Bruno Maior un attimo, dottore, così su questo argomento anche una cosa in più, diciamo. Prego, prego. E finalmente la coppa fatta da Avellino veniva anche nelle mani del Napoli, giusto Bruno? È finalmente una bella soddisfazione, credo che lo sia anche per la Iaco Group, no? Insomma, il fatto che questa coppa possa finire proprio nelle mani dei giocatori del Napoli, un doppio successo per la Campania da questo punto di vista, ed è anche molto bello che i tifosi possano vederla e fotografarsi accanto ad essa già da partire da domani fino poi al 4 giugno, perché ricordiamo che già c'è stata la Champions League a Napoli, ma non ha portato troppa fortuna quando no, sempre la Iaco Group fatta, quindi la Champions che in futuro non si possa diciamo mettere il nome del Napoli anche lì. Stavolta adesso invece c'è questa roba. Sì, non c'è spazio per la scaramanzia. Ha risultato aggiudicato. Esatto, quindi non c'è pericolo. Nel salutarla, dottore, e nel ringraziarla per il suo intervento, le chiedo, ma come funziona? Poi viene data una copia al Napoli, giusto? Non l'originale, sì, anche le coppettine ai calciatori? Diciamo il cerimoniale è tutto un po' top secret, perché d'accordo con la Lega funziona, c'è che poi embargo, la coppa che poi viene data, assegnata al club vincitore, in questo caso con grande entusiasmo lo dico al Napoli, ovviamente verrà affidata al Napoli e sarà di proprietà del Napoli, come tutto il medagliere, anche noi siamo conosciuti anche delle medaglie d'oro, certo, e d'argento, primo e secondo posto, quindi vabbè, in questo caso il vincitore è uno, quindi domani invece ci sarà la Coppa Italia a Roma, e quindi d'argento, quindi per prima quindi al Napoli resterà la coppa dello scudetto, questa che è in vetrina. Sì, resterà, quindi rimarrà lì nel museo del Napoli, nella società, sarà un qualcosa di che è possibile farla ammirare. Infatti il presidente, già abbiamo sentito qualche giorno fa, ci sono una serie di iniziative anche a Di Maro la farà a Di Maro foto con i tifosi, è giusto che sia così, perché poi diciamo simboleggia una vittoria, un trofeo, è l'atto finale di un sacrificio che per mesi e mesi i giocatori hanno trattato sul campo. È vero. È giusto pure che i tifosi abbiano un minimo di partecipazione in tutto ciò, quindi è stata anche un'ottima idea se il presidente dovesse portare avanti questa iniziativa, come tutte le altre che in generale è un uomo di spettacolo e di grande successo, certo, riesce a fare. Dottore, grazie e in bocca al lupo, buona giornata. Grazie ai suoi ospiti, a tutti coloro che erano in ascolto. Grazie all'Alberto Iacovacci, il presidente appunto dell'Iaco Group. Caro Bruno, siamo rimasti combrambati al discorso Spalletti, si va avanti chiarissimo, avevi detto giustamente nelle dichiarazioni, l'idea che ti sei fatta qual è? Che non vuole rovinare la festa De Laurentiis, oppure vuole avere già l'allenatore nuovo in mano prima di esprimersi in maniera chiara su questo argomento? Ma secondo me entrambe le cose, dai, perché questo deve essere un momento di festa e come tale non deve essere macchiato da discorsi legati al futuro e legato al mercato, e poi perché no continuare a lavorare sotto traccia sul profilo dell'allenatore che dovrà poi prendere il posto di Luciano Spalletti. E da questo punto di vista mi permetto di collegarci al nostro ospite appena passato, magari il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere uno che quest'anno potrebbe sollevarne due di coppe prodotte dalla Iaco Group, cioè la Coppa Italia e la Conference League. Ah certo, chissà, potrebbe essere lui, italiano ovviamente, il nuovo
l'allenatore del Napoli, punti su di lui o ti piace la suggestione, non so, Luis Enrique o altri profili internazionali? Cioè il profilo in questo momento, fermo restando che De Laurentiis è indecifrabile e anche imprevedibile, il casting è ampissimo, lo sappiamo, però in questo momento secondo te va più su un profilo alla Benitez, alla Luis Enrique, alla Conte, al Nagelsmann, non su un profilo giovane alla Sarri dell'epoca, cioè italiano, Thiago Motta, eccetera? Conoscendo De Laurentiis, io credo che non escluda nessuna delle opzioni sul tavolo. Quindi, non c'è un profilo unico, diciamo. Non mi stupirei se dovesse tirare fuori un coniglio dal cilindro alla sua maniera. E solitamente è uno che ci indovina, quindi insomma è anche giusto che faccia le sue scelte, faccia il suo mestiere, anche perché insomma ci ha dimostrato di saperlo fare in maniera assolutamente impeccabile. Grazie Bruno, ricordando che domani 24 maggio imperdibile con il Mattino in edicola la pagina plastificata, la prima pagina del secondo scudetto, che davvero io già ho prenotato, ovviamente, come anche quella bravo, della prima. Ma è imperdibile, bravo, bellissima, bravo, prima pagina da tenere, da affiggere dove si vuole, insomma. Poi ci sarà anche quella del terzo scudetto, ricomincio da te. Grazie Bruno, buon lavoro. Ciao Dario. Grazie a Bruno Maiorano, dobbiamo andare via, tantissimi messaggi, leggo giusto un paio, poi ci sono ovviamente Marta Martinez e Gigio Rosa. Prenderei un duo Colomba e Motta per essere prima almeno a Pasqua. Antonio la mette sul ridere. Poi Marco da Casoria, il prossimo allenatore chiunque sia, l'obiettivo di DL è sicuramente quello di scommettere su calciatori giovani di prospettiva. Vabbè, poi un messaggio un po' lunghetto. Saluto Gilda, poi ancora stasera sapremo con chi faremo la Supercoppa. Sicuramente il Napoli la farà con l'Inter e con la Fiorentina, sono le finaliste di Coppa Italia, e poi solo con la seconda in classifica in questo momento con la Lazio. Dovesse la Lazio perdere questa posizione, vedremo, insomma. Poi nella colonna delle scortesie fatte da DL io ci metterei anche Lego smodato, scrive questo amico, con cui il 24 marzo ha rubato la scena Spalletti straparlando a sproposito in occasione del premio Berzotta al maschio Angioino, può essere, chissà, non lo so. E poi tanti altri messaggi, però devo davvero salutarvi, saluto anche Salvatore, saluto anche questo amico Gino che scrive il Napoli acquisterebbe Asensio al posto di Lozano, altro che Berardi, se dovesse arrivare uno tra Benitez e Luis Enrique. Ne riparliamo stasera 20:21 in Marta Sports Live della sera con Francesco Marciano e con Emanuela Castelli. Grazie a Gigi Solani Regia, da parte mia Dario Sarnatore è tutto, vi lascio ai mitici Gigio e Marta. Ciao a tutti.